Ma Luca, benvenuto. Innanzitutto grazie del tuo tempo. So che tu stai sempre in giro molto più di me, quindi grazie veramente. Beh, insomma, siamo qui un po' per raccontare la storia di questa follia che è il Vedere Testing Club. E quindi io ti chiedo perché dobbiamo aprire queste bottiglie? Beh, innanzitutto le bottiglie sono fatte proprio per essere aperte, no? La cosa un po' triste oggi è che è nato un mondo anche di speculazione dietro queste bottiglie. Non vorrei esagerare, ma potrei metterci dentro dell'acqua per essere gentile, e poi se ne accorgono dopo 10 anni perché le comprano, le rivendono. Quando tu cerchi di fare il talent scout, quando cerchi di andare a trovare qualcosa di unico, lo fai per il piacere che poi qualcuno lo assaggi e ti dica se gli è piaciuto o meno. Giusto. E beh, alla fine questo, nel senso, si possono dire che questi prodotti, tu sei stato un pioniere. Io mi ricordo che ero un ragazzino e già giravano le tue bottiglie, che erano completamente diverse da qualsiasi cosa si trovasse di commerciale sul mercato. E diciamo, questi sono un po' una sorta dei tuoi figli, cioè, nel senso, perché hai avuto l'idea di andare a scovare questi gioielli? Come sai, io ho diverse attività, sono anche produttore, ho qualche piccola distilleria, qualche piccolo vigneto, sono innanzitutto un mercante, un commerciante, ma la mia vera passione è essere un talent scout. Mi piacerebbe se tu vieni a Genova, ti porto a mangiare in un ristorante che non è su una guida, non è su TripAdvisor, non ha la stella Michelin, ma tu dici, cavolo, questo è un posto stupendo. Quindi chi mi ha mosso a fare questo è la curiosità, l'approfondimento delle cose e arrivare a qualcosa che era sconosciuto all'epoca. Non erano mai stati, per i primi sono stati Demerara, non erano mai stati imbottigliati come single mark, cioè quello che proveniva da quel pot still, da quel double retort pot still o da quella coffee still. E l'ho fatto così per una passione. Se tu ci pensi, sino al 2010 io non ho mai esportato una di queste bottiglie. Non le ho fatte, onestamente, è stato più l'impulso di farlo, di mettere in luce qualcosa che esisteva ma non era mai stato messo neanche dentro una bottiglia da solo. Secondo te c'era tanta confusione nel mondo del rum? Beh sì, quella c'è ancora oggi. Io uso questa frase, fog in the Caribbean, nebbia nei Caraibi. Perché è come se un blended whisky, cioè Ballantine e Macallan, fossero tutte e due fossero nella stessa categoria, quindi è difficile per un rum lovers capire, è scritto sotto rum, tutte e due, la differenza tra Hampden e rum multicolonna, Exxon rum, è difficile capire, tutte e due si chiamano rum. Senti, tu hai praticamente rotto il muro di quella che secondo me è una piaga di questo secolo, che è la massificazione del gusto. Cioè, nel senso, le persone che sono totalmente disabituate alle differenze, le peculiarità, perché sono, diciamo, basano il loro gusto su uno standard che è stato quasi un po' imposto dall'industria, no? Tu hai trovato così tanta difficoltà a far capire il valore delle differenze, il valore delle peculiarità, il valore del territorio, di prodotti, di un prodotto genericamente rum, dove eravamo abituati a pensare alla palma, al mare cristallino e la bottiglia di rum con la musica caraibica sotto. Cioè, hai trovato questa difficoltà a allineare questo messaggio a quello che avevano fatto magari altri distillati? Sì, diciamo innanzitutto che noi abbiamo un palato culturale, come noi ci abituiamo a tutto, alle tasse, alle corna, alla morte, a qualsiasi cosa. Quindi abbiamo un palato culturale che si forma in base alle esperienze che facciamo, e non è colpa certo delle nuove generazioni che hanno il loro palato abituato a qualcosa che ha meno gusto, meno differenze o altro. Poi per fortuna abbiamo un palato subconscio, abbiamo come una carta assorbente che ci attraversa, che bypassando la testa, perché tutte le cavolate le facciamo, pensiamo di farlo con altre cose, ma le facciamo col cervello, e il palato culturale chiaramente è, diciamo, il nostro cervello. Invece abbiamo questa carta assorbente che ci fa riconoscere
tutto ciò che ha le lunghezze d'onda di questo splendido universo in cui viviamo. Per cui magari tu bevi una cosa, non sai dove metterla perché non hai la casellina, quindi non lo capisci, ma poi magari finisci, te lo bevi tutto. Questo è successo quando ho lanciato le AAA e anche quando ho fatto questo tipo di lavoro. È chiaro che anche un bere diverso. Forse io 20 anni fa e più ho portato veramente un concetto di sipping nel mondo del rum che non esisteva. Tu non puoi prenderti 4 centilitri e berti così, chiaramente decolli e passi al secondo.